Tutti, buonasera. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati con la soluzione del quadrato magico, che però non avevamo avuto tempo per completarla, quindi cerchiamo un attimo di riprenderla, di capire quali erano gli errori dell'altra volta e di vedere anche delle soluzioni alternative. Allora, avevamo creato un'applicazione JavaFX, ma poi in realtà utilizzavamo soltanto il model e un test model, perché vi avevo lasciato facoltativamente da fare la parte di interfaccia grafica. Avevamo cercato di costruire l'applicazione nel modo con un approccio top-down, quindi cercando di definire dall'alto verso il basso le funzionalità dell'applicazione senza preoccuparci fin dall'inizio dei vari dettagli. In particolare, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un main di prova nella classe test model, dove creavamo l'oggetto model e chiamavamo il metodo findMagicSquares, quindi trova quadrati magici e passando la dimensione sotto forma di intero. Le varie soluzioni venivano salvate in un array solutions e la soluzione corrente invece veniva salvata in un oggetto square. L'oggetto square non è nient'altro che un wrapper su una lista. Cos'è un wrapper? Non è nient'altro che un contenitore, perché non avevamo bisogno soltanto di una lista, ma avevamo bisogno anche di alcune informazioni aggiuntive, complementari, come ad esempio sapere la dimensione, sapere quale fosse la costante magica, e poi avevamo anche definito possibile anche definire delle funzioni, diciamo, di utilità, come ad esempio quella del controllo, quindi verificare che la soluzione trovata effettivamente verificasse la soluzione, effettivamente fosse una soluzione possibile. E poi si può anche ridefinire il metodo toString, che adesso non è ancora ridefinito, però possiamo ridefinire il metodo toString in modo tale da stampare in modo un pochino più gradevole la nostra griglia. Quindi questo è il motivo per cui generalmente si utilizzano dei wrapper sui tipi elementari. Avevamo poi definito una funzione ricorsiva molto semplice seguendo lo schema che vi ho dato, dove semplicemente avevamo una variabile step che indicava la posizione all'interno di questo array, che in realtà noi sapevamo che era meglio utilizzare una matrice, ma l'array è la forma di matrice più simile alla matrice che abbiamo in Java come tipo nativo. E ad ogni passo aggiungevamo un valore controllando prima che questo valore, che è un intero da 1 a n quadro, questo valore non fosse già presente all'interno della soluzione corrente. Allora, avevamo avuto verso la fine due problemi in particolare. Il primo era legato al metodo remove e il secondo a come salvare le soluzioni. Allora, iniziamo dal metodo remove, che è il più semplice, errore da correggere. Ora, il nostro wrapper definisce una funzione remove che, dato un indice, perché noi prima abbiamo aggiunto un numero intero da 1 a n quadro, abbiamo chiamato la funzione ricorsiva, poi sappiamo che dobbiamo toglierlo, dobbiamo fare backtracking. Come facciamo a toglierlo? Chiamiamo la funzione remove del nostro wrapper. E sarebbe carino che questa funzione remove accettasse un integer, quindi un intero, perché è quello che abbiamo inserito. Allora, quindi, l'altra volta abbiamo sostituito poi questo number con posse, direi ricreiamo il metodo come era inizialmente, quindi remove number. Perché però questo non funziona? Infatti, se vi ricordate, se poi lancio il programma, un attimo. Quindi ah no, perché qua è rimasto remove i nella funzione ricorsiva, nel metodo square remove number, ok. Se adesso lancio il test model, infatti avevamo questo tipo di eccezione. Perché? Perché tentavo di rimuovere un elemento utilizzando il metodo remove che però accetta un intero e questo intero lo considera come la posizione all'interno dell'array. E quindi questo non funzionava perché quando tentavo di rimuovere l'elemento 9,
9 è l'ultimo, sarebbe l'ultimo elemento, però siccome nell'array gli indici partono da 0, l'ultimo elemento è 8 e non è 9. Allora, questo perché abbiamo utilizzato un array di integer e abbiamo inserito all'interno di questo array degli interi. Il problema è che il metodo remove del nostro square, siccome all'interno square utilizza una lista, la lista vediamo che ha due metodi remove. Ha un remove che accetta un intero e un remove che accetta un object. Se noi volessimo effettivamente eliminare l'intero che prima abbiamo inserito, dovremmo utilizzare il secondo metodo, remove object. Se invece gli passiamo un intero, Java utilizza il primo metodo. Questo perché? Perché Java a runtime sceglie di eseguire il metodo che ha la signature più simile ai parametri che gli stiamo passando. Quindi se noi gli passiamo un intero, e Java trova un metodo che accetta un intero, chiama quel metodo. E qual è il metodo? Il primo, che prende, che considera quell'intero che stiamo passando come una posizione. Il problema è che se Java interpreta così e noi gli passiamo l'intero da eliminare, generiamo un'eccezione tipo index out of bound exception, perché non esiste quella posizione che tentiamo di eliminare. Quindi dobbiamo utilizzare il secondo metodo. Il problema è che noi abbiamo un intero, come possiamo dire a Java, come possiamo forzare Java ad utilizzare il secondo metodo che accetta un object? Beh, in realtà è molto semplice perché, quindi commentiamo il secondo, che è sbagliato, bisogna semplicemente forzare questo number a diventare un integer, quindi una possibilità è quella di creare un nuovo integer, new integer number. Facendo così, crea un nuovo intero, un integer, a partire dall'intero che gli ho passato. E se adesso lo eseguiamo, dovrebbe funzionare. Non ci dà più l'eccezione. Quindi, ricapitolando, la lista, una qualsiasi lista in Java, ha due metodi remove, un metodo che accetta come parametro un object e un altro che accetta come parametro un intero. Quello che accetta come parametro un intero lo considera questo intero che passiamo come la posizione, ossia la posizione all'interno dell'array da cui eliminare. Il problema si pone nel momento in cui creiamo una lista di interi, di integer, perché noi vogliamo eliminare l'oggetto, non la posizione. Quindi dobbiamo forzare Java a trasformare questo intero che passiamo in un oggetto. Come facciamo a forzare Java a fare questo? Possiamo utilizzare tre metodi. Il primo è creare un nuovo oggetto new integer. Gli altri due sono fare il cast brutale di number a integer e l'alternativa ancora è quella di utilizzare il metodo integer.value of e passargli number. Allora, se uno proprio dovesse scegliere, direi di utilizzare i primi due. Perché sono perché sono ottimizzati, perché sfruttano la cache. Invece il terzo ogni volta crea un nuovo integer. E soprattutto una ricorsione dove questa funzione viene chiamata un sacco di volte, vuol dire creare una marea di oggetti nel heap e ad un certo punto il garbage collector interverrà perché non avremo più spazio nel heap e questo significa aumentare il tempo di esecuzione. Siccome la ricorsione già di per sé è un metodo, un sistema per risolvere problemi che è estremamente oneroso in termini di tempo, cerchiamo di evitare tutte quelle operazioni che aggiungono ancora del tempo di esecuzione. Quindi vi è chiaro il motivo per cui c'era questo errore nel programma che avevamo fatto la scorsa volta? È chiara anche la soluzione? Poi sul momento in realtà ero ricorso ad un trucco, ossia va bene, siccome non possiamo rimuovere l'intero, possiamo solo rimuovere la posizione. Cos'è che mi identifica la posizione all'interno della mia funzione ricorsiva? L'oggetto step, e questo l'abbiamo detto un sacco di volte, perché l'array in realtà possiamo vederlo come una matrice, dove abbiamo, al posto di avere due indici abbiamo un solo indice, che è dato da step. Quindi step varia tra 0 e n al quadrato meno 1. Quindi se utilizzo un'alternativa invece è chiamare il metodo square.remove, passargli step, come abbiamo fatto l'altra volta, però perché questo funzioni devo modificare il metodo remove
che non accetti più un intero, non accetti più un integer, ma accetti un intero, quindi number, che in questo caso è la posizione, quindi non è corretto chiamarlo number, andrebbe rinominato pos come posizione. Quindi direi, rimaniamo sulla soluzione che vi ho fatto vedere prima, in particolare utilizziamo il metodo value of, e nel model passiamo i. Questo perché? Perché cerchiamo di mantenere la funzione ricorsiva il più simmetrica possibile. Quindi cerchiamo di mantenere sempre la soluzione ricorsiva semplice, cercare di spostare tutte le funzioni che fanno i controlli, tutto quanto all'esterno, in modo tale che lo schema della ricorsione sia semplice, se ci sono errori è anche semplice andare a identificarli. Quindi, ok, questo era il primo problema. Vediamo un attimo se tutto quanto funziona. Sì. Il secondo problema era un pochino più subdolo ed è il seguente, ossia, abbiamo trovato una serie di soluzioni e le troviamo quando entriamo in questo blocco di codice. Aumento anche un po' la dimensione perché forse non lo vedete. Quando entriamo nel primo if si controlla la condizione di terminazione. Quindi devo controllare che la soluzione che ho creato, la soluzione parziale, se la soluzione parziale è effettivamente una soluzione del mio problema. Il problema è, ok, ammettiamo che superi tutti i controlli, quindi che check magic constant ritorni true, quindi entro in questo if. Adesso semplicemente stampo la soluzione che ho trovato, infatti se guardiamo l'output la vediamo stampata. Vorrei però salvare questa soluzione. Come vedete, questa soluzione è sotto forma di lista e questa lista è contenuta all'interno di un oggetto square che è semplicemente un wrapper. Quindi la cosa più semplice è, ok, creiamo una lista di oggetti, una lista solutions di oggetti square, ogni volta che ne troviamo una, un nuovo square, aggiungiamo questo square alla lista. Qual è il problema? È che poi quando andiamo, se facciamo così, quindi solutions.add square ogni volta che lo square corrente soddisfa i requisiti, e poi nel test model mi faccio ritornare questa lista di soluzioni e la stampo, quindi se solutions è diverso da null, in realtà è sempre diverso da null, ma aggiungiamo un controllo, se è diverso da null e solutions.size è maggiore di 0, è diverso da null sempre perché la creo ogni volta nuova quando entro in find magic squares. Quindi se è diversa da null e la dimensione è maggiore di 0, stampa tutte le soluzioni trovate. Se però lo eseguo, vediamo che trovata, mi dice trovate almeno una soluzione, però sono tutte vuote. Perché? Qualcuno me lo sa spiegare? Esatto. Quindi diciamo queste riferimento punta qualcosa. Poi dopo, andando avanti con la funzione ricorsiva, cambiamo questo qualcosa. Quindi abbiamo qualcosa che punta a qualcosa che poi abbiamo variato prima di andare Esatto, è così. Allora, ripeto un attimo la spiegazione giustissima del vostro compagno ed è la seguente. Ogni volta che troviamo una soluzione, questa soluzione si trova in un oggetto square, aggiungiamo un oggetto square. Ma per come funzionano le liste in Java? Nelle liste non aggiungo l'oggetto stesso, aggiungo il riferimento. Quindi dico semplicemente, aggiungo un qualcosa, questo qualcosa si trova lì, in memoria. E questo lo faccio tante volte, ma aggiungo sempre riferimento allo stesso oggetto. Quindi ogni volta che entro qui aggiungo sempre riferimento a square, ma square è unico, perché square l'ho creato nella funzione find magic square, qui l'ho creato. E ogni volta che entro in questa lista aggiungo sempre lo stesso riferimento. Quindi il problema è che questo oggetto poi viene modificato, perché la funzione ricorsiva continua, ho trovato una soluzione ma vado avanti. E quindi la lista all'interno di Square viene modificata, fino a quando non arrivo alla fine, che se vi ricordate per come funziona la ricorsione, è un albero, però alla fine questo albero collassa in nessun elemento, se non trova più nessuna soluzione.
quando ha finito di esplorarlo poi collassa perché ci sono tutti i return, qua non c'è scritto nulla ma è come se ci fosse scritto return, quindi una volta che ho finito i vari cicli e i vari livelli della ricorsione ogni funzione collassa sul return e quindi lo stack si contrae e alla fine mi ritorna un array vuoto perché ho tolto tutti gli elementi, perché l'ultima operazione è quella di rimozione degli elementi. E questo è il motivo per cui quando vado a stampare vedo che ho trovato un determinato numero di soluzioni e il numero è corretto, quindi se le vado a contare è veramente questo il numero di soluzioni che ho trovato, il problema è che sono vuote, perché l'oggetto square nel frattempo, da quando l'ho salvato a quando la funzione ricorsiva è terminata, è stato modificato. Perché, ripeto ancora una volta, perché square al suo interno ha una lista. Questa lista, l'oggetto square è unico, quindi anche la lista è unica, quindi aggiungo e tolgo elementi sempre dalla stessa lista. Quindi quando qua aggiungo una nuova soluzione a solutions, in realtà non sto facendo una fotografia, sto soltanto dicendo dove questa soluzione si trova. Il problema è che poi questa soluzione viene modificata da qualcun altro. E quindi quello che io mi ritrovo non è la soluzione, ma è quello che qualcun altro ha modificato. Come faccio a risolvere questo problema? Quindi come faccio a creare un'istantanea della mia soluzione trovata? Beh, secondo me la soluzione più semplice in questo caso è creare un nuovo oggetto square a partire da quello corrente. Quindi devo modificare solutions.add, al posto di scrivere solutions.add square, dovrei scrivere solutions.add new square. Quindi crea un nuovo costruttore al quale passo un oggetto square. Qui andiamo nella classe square, aggiungiamo un costruttore che prende al posto della dimensione un oggetto square dove? Cosa facciamo? Vabbè, n è semplice, basta che lo ridefiniamo come square.n. Get n, meglio. N quadro si calcola a partire da n, la costante magica si calcola a partire da n, quindi non c'è nessun problema. L'altra cosa che dobbiamo fare è semplicemente creare una lista a partire dalla lista esistente. Quindi fare square.getGriglia. GetGriglia è un metodo che mi sembra avessimo già definito, se non fosse così, è semplicemente un getter sulla lista di interi. Questo metodo ritorna la lista corrente di square, dell'oggetto square che passiamo al costruttore. Il costruttore come prima operazione prende questa lista dell'oggetto che stiamo passando e ne crea una nuova a partire da questa. Quindi fa veramente una copia. Prima non era una copia, prima era aggiungere un riferimento, adesso invece stiamo facendo proprio una copia. È vero che poi, adesso vi dico una cosa, cerchiamo di andare un pochino più in profondità, senza però confondervi. La lista all'interno è una lista di integer. L'integer è un oggetto, quindi questa lista sarà a sua volta una lista di riferimenti. Quindi quello che andiamo a fare è copiare i riferimenti da una lista ad un'altra. Questo in realtà non ci interessa, perché nella funzione ricorsiva noi non modifichiamo l'intero. Gli interi vanno aggiunti, si aggiungono e si tolgono, non vengono modificati. Quello che mi interessa è che questi vengano copiati, sia che data una soluzione io possa copiare in una nuova lista i riferimenti di questi oggetti che mi costituiscono una soluzione corrente. Perché l'oggetto più semplice, che è l'integer, non viene modificato. Se venisse modificato, allora dovrei fare quella che si chiama una deep copy, cioè andare a fare una copia ricorsiva di tutti gli oggetti che ci sono all'interno di ogni oggetto, ma questo è uno degli aspetti un pochino più, come dire, complicati di Java che noi non trattiamo. Quindi quello che ci interessa semplicemente è, vogliamo fare una copia di una lista? Come facciamo? Creiamo una nuova a partire da quella corrente. Se noi facciamo così e torniamo nel nostro test model, lo facciamo partire
se siamo stati bravi, vediamo che la soluzione, che in questo caso vengono stampati due volte. Una volta perché vengono stampati appena la soluzione viene trovata. La seconda volta i vari quadrati vengono stampati perché iteriamo su tutte le soluzioni. Quindi, giusto per essere sicuri, possiamo tornare nel nostro model, eliminare la stampa di prova che abbiamo messo nella funzione ricorsiva. Quindi l'unica stampa che rimane è quella nel test model sulle varie soluzioni, iterando sulle varie soluzioni trovate, e infatti vediamo che adesso i quadrati vengono stampati una sola volta. Quindi abbiamo risolto i due grandi errori. Per essere veramente sicuri di quello che stiamo facendo, per essere comunque per darvi la prova definitiva di questo problema, modifichiamo leggermente la classe Square aggiungendo due informazioni che sono utili soltanto per il debug. Creiamo in particolare un intero private static int che chiamiamo next id e lo inizializziamo a 0, perché quello che voglio adesso fare è assegnare ad ogni oggetto un id. Una cosa semplice è creare una variabile statica a livello di classe, quindi una variabile che esiste soltanto una e una sola volta per tutte le istanze di questa classe creata, quindi esiste nel dominio di Square e non nel dominio dell'istanza di Square, e poi creo invece una variabile final, che non è statica, quindi è propria di ciascuna istanza della classe Square, che chiamo id. E che non inizializzo, la inizializzo nel costruttore. Quando creo un nuovo oggetto, Square, assegno id a next id, e next id lo incremento di 1. Vi è chiaro quello che sto facendo? Sto semplicemente cercando di costruirmi un identificativo univoco per ciascun oggetto. Come faccio? Ho bisogno di un contatore globale, questo contatore lo definisco come static, e poi ho bisogno di una variabile che invece è propria di ciascun oggetto. Quindi ho questo contatore che viene incrementato ogni volta che creo un nuovo oggetto, contatore globale, e invece la variabile id viene assegnata a ciascun oggetto ogni volta che questo viene creato a partire dal contatore globale. Poi creo un metodo getter per la variabile id, quindi public int get id, semplicemente ritorna this.id. Cerchiamo adesso di capire, di vedere se questi oggetti sono effettivamente differenti, quindi vedere la differenza tra la soluzione in cui aggiungiamo new square e la soluzione in cui aggiungiamo square. Allora, stampiamo, innanzitutto abbiamo detto che l'oggetto square iniziale lo creiamo all'interno della funzione find magic squares. Quindi se qua faccio una stampa system.out.println e scrivo square id square.getID, in questo modo dovrei avere square id uguale a 0, quindi l'oggetto, l'id dell'oggetto che viene modificato nella funzione ricorsiva id uguale a 0. Andiamo invece a stampare, quando stampiamo le soluzioni, quindi nella funzione in square, nel metodo toString, quando stampiamo la soluzione stampiamo anche l'id, quindi facciamo return this.id e lo aggiungiamo alla stampa brutale della lista. Eseguendo l'applicazione vediamo che in questo caso ogni oggetto ha un id diverso, perché sono appunto oggetti diversi, come abbiamo detto.
Quindi si parte da 0 fino a 24 perché ho trovato poi 24 soluzioni. Nel caso in cui invece non avessi fatto new square, quindi avessi semplicemente aggiunto square, vedo che l'ID è sempre lo stesso, sempre 0, ovviamente, perché è sempre lo stesso oggetto che ho aggiunto nella lista e quindi per questo lo trovo vuoto alla fine della ricorsione. Quindi vi chiedo, è chiaro il motivo anche riguardo a questo secondo errore, il motivo per cui avevamo questo errore e come l'abbiamo risolto? Se avete domande non fatevi problemi a chiedere. State, ok, allora questi sono le variabili statiche. Final definiscono il comportamento di una variabile. Allora, tutto ciò che è static, un metodo static, la variabile static, significa che è della classe, non è dell'istanza della classe, ma si riferisce alla classe stessa. Cioè, ogni volta, cioè, non viene creata una nuova variabile ogni volta che crea un nuovo oggetto di quella classe, ma questa variabile è della classe, quindi ogni nuova istanza avrà sempre la stessa variabile che ho creato una e una sola volta. Indipendentemente dal numero di square che io, dal numero di oggetti square che io crei, NextID sarà unica e avrà il valore che ha in quel momento. Invece ID è final perché non è possibile modificarlo dopo l'assegnazione. È un modo per creare le costanti in Java. Infatti, se provassi a modificare final in un qualsiasi altra porzione del codice, mi darebbe un errore dicendo no, l'hai già assegnata, non puoi. Se creassi static final, creare una variabile static final è un modo per definire una costante globale. E se non sbaglio, nel laboratorio di domani, nel model, se non sbaglio, ho definito delle variabili private, static, quindi globali della classe. Final vuol dire che non possono essere modificate dopo l'assegnazione. E poi tipicamente queste si scrivono con tutte in maiuscolo, ed è un modo per definire appunto delle costanti in Java. Quindi, è chiaro tutto fin qua, fino a questo punto? Prima di vedere un nuovo esercizio sulla ricorsione, vorrei soltanto introdurre in modo molto veloce il laboratorio di domani. Il laboratorio di domani è preso da un tema d'esame di qualche anno fa ed è incentrato soltanto sulla ricorsione. Quindi quello che dovete fare è concentrarvi sulla parte ricorsiva. È un pochino più complesso rispetto ai problemi che abbiamo visto finora, ma considerando che appunto è un tema d'esame. Quello su cui dovete, secondo me, concentrarvi è innanzitutto partendo dal classico schema,
cercare di riempirlo, quindi non partire subito con il codice, ma come tutti i problemi ricorsivi cercare di risolverlo prima su carta, cercando di soprattutto mantenere lo schema sempre il più semplice possibile, il più pulito possibile, senza cercando di effettuare tutti i controlli, tutte le funzioni aggiuntive, cercare di implementarli in metodi separati, in modo tale che se ad esempio bisogna fare qualcosa dopo aver controllato la condizione di terminazione, fatelo nel metodo doSomething. Se bisogna applicare qualche filtro, fatelo nel metodo filtro. Quindi cercate di mantenere lo schema il più semplice possibile, perché è l'unico modo per risolvere gli errori nel caso in cui ci fossero. Il laboratorio, per chi non l'avesse già visto, consiste nel accedere ad un database. Questo database ha un'unica tabella e contiene delle rilevazioni meteorologiche giornaliere per tre città durante il 2013. Le città sono Genova, Milano e Torino. Ci sono due punti. Nel primo punto bisogna inserire un valore intero tra 1 e 12, quindi bisogna scegliere un mese e semplicemente stampare la media dell'umidità per quella città in quell'anno, ma questo è abbastanza semplice. Il secondo punto invece è un pochino più complesso e consiste nel trovare la soluzione a un problema di ottimizzazione. Il problema è quello di un tecnico che deve toccare nel giro di 15 giorni, che sono i primi 15 giorni del mese selezionato, tutte e tre le città, quindi Genova, Milano e Torino, avendo però dei vincoli, ossia non può trascorrere più di 6 giornate in ciascuna città e una volta scelta una città non può muoversi prima di 3 giorni. C'è però una funzione di costo, ossia qual è il costo, come facciamo a scegliere una soluzione piuttosto che l'altra? Perché dobbiamo scegliere la soluzione che in totale ha il costo minore. Il costo è determinato da un fattore costante che ha valore 100 ogni qualvolta si cambia città. Quindi se passo da Torino a Genova, questo ha un costo 100. Se faccio Torino, Genova, Milano, anche se non sarebbe possibile, avrebbe un costo di 200 perché cambio due città. Non è possibile perché devono trascorrere 3 giorni da uno spostamento all'altro. Un'ultima cosa, una parte del costo è costante, un'altra parte invece è variabile ed è direttamente proporzionale all'umidità del giorno considerato, ossia è l'umidità nel giorno considerato, perché ipotizziamo che debba fare delle misure, queste misure appunto hanno un costo che dipende dall'umidità. È un problema non molto diverso da quelli che abbiamo visto, quindi è un problema di permutazione, quindi dobbiamo trovare la sequenza di città corretta. Cercate soltanto di concentrarvi quindi a trovare la struttura dati più semplice, a creare dei wrapper sui dati se necessario e a cercare di svolgere tutte le funzioni sia sul calcolo del costo sia sul calcolo dei vincoli in metodi esterni rispetto a quelli della funzione ricorsiva. Quindi in particolare la funzione di costo verrà calcolata una volta che avete la soluzione, quindi in doSomething, e la funzione di filtro è quella in cui si calcolano e si controllano i vincoli, perché aggiungo un qualcosa, poi devo controllare se quello che ho aggiunto rispetta i vincoli o meno. Ultima cosa che vi dico, perché non vorrei dirvi troppo riguardo alla soluzione, vorrei lasciarvi liberi, è che alcune classi e l'interfaccia grafica sono già state implementate, giusto per rendervi un pochino più facilitati nello svolgimento dell'esercitazione. All'esame, comunque, l'interfaccia grafica è generalmente fornita, magari l'implementazione delle classi no, perlomeno non di tutte. Quindi velocemente guardiamo soltanto quali sono le classi che ho creato, così domani avete un'idea, se non l'avete già fatto, su come partire. Abbiamo le classi che si connettono al DB, quindi abbiamo sempre la classica DB Connect, che semplicemente ritorna un'istanza per la connessione al database. Meteo DAO semplicemente è un wrapper sulla tabella del database. La tabella, come avete visto, ha una struttura che è molto complicata. Quello che però non ci interessa è semplicemente il valore dell'umidità,
Quindi è inutile prendere tutte le informazioni dalla tabella nel database. Questo ve lo dico anche perché all'esame capita che ci siano delle tabelle molto complicate, ma le informazioni utili poi siano molte meno di quelle riportate. Quindi cercate semplicemente di prendere le uniche informazioni che vi servono. In questo caso vi ho facilitato perché ho creato una nuova classe rilevamento che contiene tre campi che sono località, data e umidità, e vengono presi solo questi tre dati dal database e vengono salvati poi in una lista. Poi il metodo testDAO è semplicemente un test per testare i valori restituiti dal database. Vediamo un attimo gli altri package. Gli altri package abbiamo, ho creato la classe rilevamento, che è quella che contiene effettivamente le informazioni località, data e umidità, che sono quelle che dovete salvare perché le abbiamo prese dal database, ed è un Java bin. Poi ho creato due classi che non sono bellissime perché hanno due nomi molto simili, però hanno funzionalità diversa. Simple City l'ho pensata come una classe che si può essere utilizzata per salvare la soluzione corrente. Quindi utilizzerete una qualche struttura dati in cui inserite un'informazione sulla città. La città avrà un costo, quindi ho creato questa classe Simple City, che è l'elemento base che andate ad aggiungere ad ogni passo della ricorsione. Questa è semplicemente una mia proposta. Se volete potete cambiarla, potete adottare un'altra senza problemi. Invece nella classe città vorrei che venisse salvate le informazioni relative a quella città, perché ogni città, quindi Genova, Milano e Torino, hanno dei rilevamenti in termini di umidità. Quindi vorrei che in questa classe salvaste le informazioni di tutto il mese considerato e poi andasse a inserire soltanto delle istanze di Simple City al passo ricorsivo. Come dicevo, questa soluzione non è bellissima perché le due classi hanno un significato che è abbastanza simile ed è difficile capirlo. D'altro canto però è utile perché in questo caso abbiamo solo tre città e quindi iterare sulle varie città non è propriamente necessario, perché potrei salvare i rilevamenti come lista in tre diverse liste, chiamarle lista per Genova, lista per Torino, lista per Milano, e questo funzionerebbe perché abbiamo soltanto tre città. Se però ne avessimo 20, allora sarebbe utile avere una struttura dati per memorizzare queste informazioni. Dove le memorizziamo? Le memorizziamo nell'oggetto città. Poi semplicemente abbiamo il classico main sul quale, abbiamo il classico model e il test model. Nel modulo ho già definito dei metodi, giusto per darvi un'idea di come affrontare la soluzione. Ultima cosa, ho preferito per questo laboratorio darvi un pochino più di input, darvi un laboratorio un pochino più strutturato, giusto perché possiate vedere come un tema d'esame possa essere affrontato in modo strutturato, quindi cercando di suddividere in ciascuna classe le proprie funzioni, cercando di assegnare ad ogni classe le proprie funzioni. Poi, visto una volta, capito, le prossime volte potrete crearlo voi, simile o completamente diverso. L'importante è che dividiate le varie funzioni in diverse classi, lo strutturate in modo semplice, e di sicuro sarete facilitati all'esame, ma come in qualsiasi altro progetto di programmazione. Avete domande a riguardo? No? Allora, visto che ci avanza un po' di tempo, proporrei un altro esercizio, sempre in ambito ricorsione, un altro dei classici problemi, che prendo da un laboratorio dello scorso anno, il laboratorio 05 dello scorso anno, e se volete il test, se volete l'indirizzo, dovete andare su GitHub TDP 2016 Lab 05 Lab 5 senza lo 0, e qui trovate il testo, il PDF. Benissimo. Allora,
Lo scopo delle esercitazioni in questo caso è risolvere il rompicapo delle otto regine, che consiste nel trovare il modo di posizionare otto regine su una scacchiera 8x8, tali che nessuna di esse possa essere catturata da un'altra, possa catturarne un'altra. Una soluzione prevede che nessuna regina abbia una colonna, riga o diagonale in comune con un'altra regina. Quindi, rivediamo, ogni regina non deve avere nessuna riga in comune con un'altra, quindi non ci devono essere due regine sulla stessa riga, più di una regina sulla stessa riga. È lo stesso per ogni colonna, quindi ci deve essere una regina su ogni colonna. In più, condizione un pochino più difficile da testare, ogni regina non deve avere nessun'altra regina sulla diagonale principale o secondaria. Quindi considerando questa regina nella posizione 8D, vediamo che sulla sua diagonale secondaria e sulla sua diagonale principale non ci sono altre regine. Questo è un classico problema di ottimizzazione, quindi di come ottimizzare la disposizione delle regine utilizzando i vincoli dati. Cerchiamo quindi di risolverlo adottando una procedura ricorsiva. E l'idea è sempre quella di seguire lo schema che possiamo prendere, ad esempio, dall'esercitazione di domani. Perché intanto sappiamo che lo schema è sempre lo stesso. Lo schema è sempre lo stesso e possiamo utilizzarlo per risolvere anche questo problema. Vorrei darvi 5 minuti, ma proprio 5, non di più, per provare a impostare lo schema e poi magari ne discutiamo insieme, partendo dalle vostre soluzioni, per vedere come affrontare questo esercizio. Possiamo interrompere solo 5 minuti? Riprendiamo. Qualcuno di voi ha voglia di propormi la sua soluzione? Direi, seguiamo un attimo le domande e vediamo una a una la risposta. Quindi cosa rappresenta il livello nel mio algoritmo ricorsivo? Ok, è giusto. Quindi partiamo con una qualche struttura dati, loro parlano di una griglia, quindi potrebbe essere una matrice, e ad ogni passo inserire una diversa regina. Quindi il livello rappresenta la regina che voglio inserire, la iesima regina che voglio inserire. Come è fatta quindi una soluzione parziale? Beh, detto questo, una soluzione parziale a livello iesimo è una soluzione parzialmente completa, dove a livello iesimo ho n regine inserite. Provo, vediamo se siamo fortunati questa volta a disegnare. Quindi diciamo che vede? Quindi se questa è la nostra griglia, quindi qua abbiamo il passo uguale a 0. Nel passo uguale a 0 inserisco una regina qui. Nel passo uguale a 1 inserisco una regina da qualche parte qui, e così via. Questa è una soluzione parziale, in realtà è una griglia, quindi dovremmo avere anche la divisione verticale. Come faccio a riconoscere se una soluzione parziale è anche completa? Beh, direi che questo è uno di quei casi in cui la soluzione parziale non è una soluzione completa, quindi non è una soluzione ammissibile. Una soluzione completa è una soluzione in cui la griglia è completa, in cui ho inserito tutte le otto regine,
non posso risolvere il problema delle 8 regine se non ho inserito tutte e 8 le regine. Data una soluzione parziale, come faccio a sapere se è valida o se non è valida? Domanda interessante. Quindi devo applicare un qualche filtro? Beh, abbiamo detto che abbiamo tre filtri. Abbiamo un filtro sulle righe, abbiamo un filtro sulle colonne e un filtro sulle diagonali. E vedremo che a seconda della struttura dati che utilizzeremo, i primi due filtri potrebbero quasi essere gratuiti, ossia sono delle strutture dati che semplificano se semplifica il controllo dei primi due filtri, andremo soltanto a controllare la terza condizione per vedere se una soluzione parziale ha senso che si continui su quel ramo, su quella soluzione parziale, ha senso che venga completata, oppure se non ha senso perché viola già i vincoli. Ad esempio, una soluzione di questo tipo, come ho mostrato qua in figura, viola i vincoli perché è vero che sono su righe diverse, è vero che sono su colonne diverse, ma sono sulla stessa diagonale, quindi non è una soluzione ammissibile. Data una soluzione completa, come faccio a sapere se è valida o non è valida? Beh, innanzitutto, data una soluzione completa, quindi una griglia completa, posso verificare questi tre vincoli. Però abbiamo detto che un'alternativa è verificarli passo dopo passo. Quindi creare una soluzione corretta per costruzione. Nel momento in cui, questo cosa significa? Che se arrivo all'ultimo passo, che è il passo 7, di sicuro sarà giusta, perché prima ho verificato che i vincoli erano giusti, erano corretti. Quindi se arrivo al passo 7 vuol dire che sono sicuro che sia giusta. In realtà al passo 7 verifico ancora l'ultimo vincolo perché sto inserendo ancora una regina, al passo 8 sono sicuro che sia giusta. Allora, diciamo che è un po' l'esperienza. Quello che si può fare è sempre, di sicuro si può sempre verificare una soluzione quando è completa. Sempre forse non è la parola ideale. Diciamo, nella maggioranza dei casi si può verificare quando è completa. Quindi si può costruire la prima soluzione ricorsiva non effettuando nessun controllo, quindi inserendo alla cieca e poi controllando alla fine. Qual è il problema? È che se i livelli della ricorsione sono tanti, come in questo caso sono 8, e 8 è già un bel numero, potrebbe essere molto lungo trovare una soluzione al nostro problema. E potremmo dire, ma se avessi inserito dei vincoli prima, se avessi effettuato dei controlli prima di costruire tutta la mia soluzione, perché magari già al primo passo ho fatto una mossa che non andava bene, quindi se potrei fare dei controlli prima, allora posso semplificare il mio problema ricorsivo, posso trovare la soluzione molto più velocemente. Perché il mio problema ricorsivo poi si sviluppa su un albero e quando io inserisco dei vincoli, cosa succede a questo albero? Semplicemente alcuni rami di questo albero non li considero, quindi non vado fino in fondo in alcuni alberi, perché mi fermo in alcuni rami, perché mi fermo prima e passo subito a quello successivo. Torno indietro, faccio un'altra scelta e vado al successivo ramo. Perché la ricorsione ha sempre una forma di questo tipo. Beh, i miei disegni non sono bellissimi, però giusto per farvi capire, ma come funziona la ricorsione? Prima fatto una scelta, si continua fino in fondo, poi si torna indietro perché faccio un passo indietro e provo a continuare su quel ramo, poi torno indietro di un passo, torno indietro di un altro passo e faccio un'altra scelta, ne faccio un'altra, torno indietro, ne faccio un'altra e così via. Questo è come si sviluppa la ricorsione. Beh, purtroppo il disegno non è chiarissimo, però spero che sia chiaro invece il meccanismo della ricorsione. Quindi qual è la struttura? Era chiara la risposta alla tua domanda? Se riusciamo meglio fare i controlli precedentemente perché semplifichiamo il problema ricorsivo. Altrimenti come prima soluzione non preoccupiamoci, cerchiamo di trovare tutta la soluzione al problema ricorsivo e poi pensiamo all'ottimizzazione. Qual è la struttura dati per memorizzare una soluzione parziale o completa?
Allora, come l'altra volta abbiamo una matrice. Le matrici in Java non sono bellissime, quindi cerchiamo di evitare di utilizzare le matrici. Perché la matrice in Java assomiglia molto al C, quindi finiremo per programmare Java come si programma in C, quindi cerchiamo di evitare tutto questo. Se adottassimo una matrice, qual è il problema? È che sarebbe un pochino sprecata, perché come ha detto giustamente un vostro compagno, non è che provo ad inserire una regina qui e poi una regina nella casella dopo. No, non avrebbe senso, perché tanto so che ogni regina deve essere su una riga diversa, quindi se voglio inserire la seconda regina, per forza la vado a inserire nella colonna successiva, scusate, nella riga successiva. Poi potrei provare a inserirla qui, 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 questo dipende. Però quello che voglio assolutamente evitare è di inserire un'altra regina sulla stessa riga in cui ne ho inserita appena una. Quindi ci domandiamo, avere una matrice è veramente utile? Visto che poi non sfrutto la matrice. Prima avevo un quadrato, nel problema del quadrato magico, sfruttavo la matrice perché riempivo tutte le caselle, tutte le righe, e solo dopo che una riga era riempita passavo sulla successiva. In questo caso ho una matrice, ma non la sto sfruttando come matrice, perché se qua ho una regina, di sicuro tutte queste colonne saranno a zero. Se qua metto un 1, ad esempio, per identificare una regina. Quindi, cosa posso utilizzare in alternativa al posto di una matrice? Un array, una lista. Una lista di integer, ad esempio, dove l'integer potrebbe essere 1 o 0, 1 metto una regina, 0 non metto nulla, oppure se volessi una soluzione un pochino più elegante potrei anche sostituire a integer con una classe regina, che in realtà è semplicemente un wrapper su un boolean, regina presente, regina non presente. Comunque ho diverse soluzioni. L'importante è utilizzare secondo me una lista. Una lista di quanti elementi? Beh, non di 8x8, perché altrimenti è come se definissi una matrice. Una lista di 8 elementi, perché voglio inserire 8 regine, 8 interi. Quindi una lista di 8 elementi. E ogni elemento è un intero. Che valore ha questo intero? Chi sa la risposta? Quindi abbiamo detto che ho un array al posto di una matrice. Questo array ha 8 elementi, perché ogni elemento corrisponde ad una riga. Questo è una riga. Quindi che valore ha? Beh, ci sono 8 righe, 8 colonne. Se ogni elemento è una riga, vuol dire che il valore deve rappresentare la colonna. Quindi ha un valore che va da 1 a 8. Però vi vedo non convintissimi, quindi cerchiamo di capire cosa non vi convince. Allora, abbiamo una matrice con tot righe e tot colonne, ed è 8x8 per costruzione. Sappiamo che in ogni caso andremo ad inserire al massimo una regina per riga. È effettivamente utile utilizzare una matrice? Secondo me no, perché ci portiamo ogni volta nella ricorsione una struttura dati che è molto più grossa di quello che ci serve. Quindi cosa possiamo utilizzare in alternativa? Beh, secondo me possiamo utilizzare un array che ha dimensione, un array che ha dimensione 8x1, 8 righe per una colonna, e questo invece è un 8x8. Ogni riga dell'array corrisponde ad una riga nella matrice. Questo è chiaro?
Quindi è ovvio che se devo condensare questa informazione qua e devo condensarla in un unico elemento del mio array, come faccio a condensarla? Ricordate che questa è un'informazione booleana, quindi 1 o 0. Posso semplicemente identificarla come il numero della colonna in cui vado a inserire la regina. Quindi se qui scrivo 3, è perché vado a inserirla in terza posizione. Poi ci possiamo domandare se partire da 0 o partire da 1. Perché se partiamo da 0 siamo più vicini all'implementazione, invece se partiamo da 1 siamo più vicini a ad una definizione più consona, diciamo, all'uomo. Potremmo benissimo partire da 0, quindi andare da 0 fino a 7, così quando facciamo i vari controlli siamo semplificati. Quindi avremo, qual è la mia struttura dati? Una possibile, ovviamente non è che siete obbligati a utilizzare questa, però una possibile struttura dati è un array. Un array in cui dobbiamo inserire degli interi da 1 a 8 e ogni intero rappresenta la colonna sulla quale andiamo a inserire la regina. Quindi qual è la struttura dati per memorizzare una soluzione? L'abbiamo vista. Qual è la struttura dati per memorizzare lo stato della ricerca? Problema ricorsivo. Sapete che in ogni problema di ricorsivo per memorizzare lo stato della ricerca, la soluzione più semplice in tutti questi problemi, tutta questa tipologia di problemi, è utilizzare una variabile intera che identifica il passo. Qual è il passo della ricorsione? Qual è il livello della ricorsione? Qual è il livello dell'albero che stiamo esplorando? E in questo caso c'è una corrispondenza diretta tra il passo e l'indice della riga. Quindi passo 0, devo inserire un intero nella riga 0, passo 1, devo inserire un intero nella riga 1 e così via. Quindi cerchiamo un attimo di completare lo schema, però siccome non manca tantissimo, direi di farlo direttamente in Java, quindi su Eclipse. Quindi facciamo creiamo un nuovo progetto in Java, scusate, nuovo new Java project, lo chiamiamo 8 regine, next. Finish. Creiamo una nuova classe che chiamiamo Model. Ho creato un progetto Java semplice perché tanto l'interfaccia grafica è superflua perché ci stiamo concentrando sull'implementazione dell'algoritmo ricorsivo. Se voi siete interessati a fare l'interfaccia grafica potete benissimo farlo. Quindi creiamo il model, creiamo una classe testModel. Dove definiamo anche public static void main, un metodo main, poi creiamo una classe che si chiama scacchiera. Allora, soluzione direi quasi identica a quella della volta scorsa. La classe scacchiera al suo interno avrà una lista, quindi list di integer, che chiamiamo sempre griglia per semplicità. Importiamo list, java util list. Creiamo un costruttore. A cui passiamo una variabile dimensione, in modo tale che poi settiamo questa variabile dimensione da qualche parte all'interno del nostro oggetto scacchiera. Quindi griglia uguale new array list di integer. Mi raccomando, in tutti questi problemi in cui possiamo dire si gioca con gli indici, utilizzate
utilizziamo l'array list, non la linked list, perché altrimenti la linked list ogni volta scorre tutta la lista, impieghiamo un sacco di tempo. È vero che sono pochissimi elementi, quindi l'istruzione è quasi istantanea, però in generale come pattern di programmazione è meglio utilizzare delle array list. Poi creiamo anche una variabile final, ovviamente li definiamo tutti privati, private, final, dim, che inizializziamo sempre nel costruttore, qui diciamo dim uguale dis.dim uguale a dim. Private final int dimensione, inizializziamo dim. Poi vorremmo ridefinire magari il metodo toString, utilizziamo soltanto griglia, quindi se chiamiamo metodo toString semplicemente ci stampa la griglia. Se volessimo stamparla griglia.toString, perché vuole una stringa, non una lista. Se volessimo, ricordatevi che se volessimo stamparla in modo un pochino più carino dovremmo ricorrere al classico trucco C, quindi al classico doppio ciclo, stile C, for int i uguale a 0, i minore di dim i più più, for int j uguale a 0, j minore di dim j più più. Poi creiamo uno string builder giusto per non creare una marea di stringhe che sono oggetti immutabili. sb.a è il metodo append, sb è semplicemente uno string builder, è un oggetto che permette di creare una stringa a partire da tante diverse stringhe utilizzando il metodo append. Potete vederlo un po' come la text area, quindi c'è il metodo append per cui è possibile aggiungere in coda. Quindi a questo oggetto string builder aggiungiamo cosa? Griglia.get index. L'indice è dato da, come abbiamo visto l'altra volta, i per n, i per dim più j. Perché? Perché i rappresenta le righe, j rappresenta le colonne, e moltiplichiamo dim per passare da riga in riga. Abbiamo creato una lista di interi, quindi no, scusate, in realtà è una lista di interi, però a differenza dell'altra volta non dobbiamo fare la doppia iterazione, ma dobbiamo farne una sola. Allora, facciamo così, lasciamo stare questo pezzo perché altrimenti ci porta via troppo tempo. Concentriamoci sull'algoritmo ricorsivo. Allora, nel model definiamo una funzione ricorsiva, cioè definiamo una funzione che mi restituisca una lista di soluzioni per una data dimensione. Quindi chiamo questo metodo in cui gli passo una dimensione, che è la dimensione a scacchiera, e questo metodo chiama al suo interno una funzione ricorsiva, salva tutte le funzioni che man mano salva tutte le soluzioni che man mano vengono trovate e poi le restituisce. Quindi devo generarmi come prima una lista esterna di soluzioni e ogni volta che chiamo la funzione findSolution, solutions, inizializzo solutions ad una nuova array list di scacchiera. Return solutions. Poi
chiamo la funzione ricorsiva, quindi recursive. A cosa passo questa funzione ricorsiva? Devo passare una scacchiera che è l'oggetto corrente e poi la variabile step. Passo, quindi creo la variabile step, int step uguale a 0, e creo la variabile scacchiera, l'oggetto scacchiera, di dimensione 8. Definisco la funzione ricorsiva, quindi void recursive, di int, no, di scacchiere step, cosa devo fare in una funzione ricorsiva? Sempre due, ci sono sempre due grossi blocchi che sono controllo della condizione di terminazione. Quindi if step uguale uguale a 8, no scusate, if step uguale uguale a scacchiera.get dimension, perché non vogliamo mettere variabili hardcoded, si dice, quando si inseriscono le variabili con il loro valore direttamente nel codice, ma vogliamo tenere il tutto più flessibile possibile. E anche qui non è new scacchiera di 8, ma è new scacchiera di dim. Quindi nel metodo scacchiera generiamo un metodo getter, int get dimension, return dim. Quindi se scacchiera, cioè se il passo è uguale, uguale alla dimensione della scacchiera, quindi se sono arrivato a inserire tutte le 8 regine, allora diciamo, semplicemente system.out, proviamo inizialmente a stampare la soluzione, quindi scacchiera, stampo la mia soluzione scacchiera e poi dopo, come facevamo l'altra volta, aggiungiamo in solutions non più l'oggetto scacchiera, altrimenti ripetiamo l'errore dell'altra volta, ma aggiungiamo un nuovo oggetto new scacchiera in cui passiamo l'oggetto corrente, a cui passiamo l'oggetto corrente. Quindi quello che dobbiamo fare di nuovo è creare un nuovo costruttore public scacchiera a cui passiamo un oggetto scacchiera, e diciamo this.dim uguale a s.getDimension, quindi settiamo la dimensione di questo oggetto alla stessa dimensione dell'oggetto passato. Poi dobbiamo definire anche un getter sulla griglia, quindi list integer get griglia, return griglia, in modo tale che possiamo creare una nuova griglia a partire da quella dell'oggetto passato, dell'oggetto S passato, this.griglia uguale new array list integer s.get griglia. Sto andando un po' veloce perché penso tutte queste parti siano assodate, visto che le abbiamo viste prima. Però se qualcosa non fosse chiaro, per favore ditemelo. Avete domande? Quindi finora la soluzione è identica a quella dell'altra volta.
Abbiamo visto il primo blocchetto della ricorsione, vediamo adesso il secondo blocchetto, velocemente prima della fine della lezione. Quindi devo generare le nuove soluzioni parziali. Abbiamo detto struttura dati intero, 8 passi, se scelgo una dimensione 8x8, ad ogni passo devo inserire un intero, questo intero corrisponde alla colonna in cui inserisco la regina. Quindi, chi mi sa dire cosa dobbiamo fare qui, a questo punto? Senza paura. Allora, cosa dobbiamo fare a questo punto? Ho un array, ho il passo che mi identifica la posizione dell'array in cui inserire una regina, perché se sono al passo 0 vuol dire che devo inserire la regina 0 e la inserisco all'indice 0. Come faccio a inserire tutte e 8 le regine? O comunque a inserire per ogni casella tutte le 8 possibilità? Come faccio? Devo fare un ciclo, perché in ogni casella devo poter inserire tutti i numeri che vanno da 1 a 8, perché devo poter inserire una regina per quella riga in tutte le 8 caselle. Quindi, un bellissimo ciclo for, int i uguale a 0, i minore di scacchiera.getDimension, i++, ho deciso di utilizzare gli indici partono da 0 per comodità, perché in realtà potrebbero venire a partire da 1 per comodità, perché poi dopo devo fare dei controlli. Quindi ad ogni passo cosa faccio? Scacchiera.add i, chiamo la funzione ricorsiva, recursive di scacchiera, e poi faccio scacchiera.remove i. Vorrei solo farvi notare una cosa, adesso non so se riusciremo a completarlo, ma vorrei farvi notare due cose. Avendo scelto l'array come struttura dati, per costruzione siamo sicuri che il primo vincolo, che è quello di mettere una regina per ogni riga, è rispettato, perché ad ogni passo vado a inserire l'intero nella casella successiva. Perché cosa fa il metodo add di scacchiera? Come prima, public add int i, semplicemente fa griglia.add i, public remove int i, scusate, public void, add public void remove int i, griglia.remove integer, integer.value of i. Recursive scacchiera step più 1. Quindi, ora come ora, 2 minuti e finisco, ora come ora siamo sicuri che per costruzione metterò una regina in ogni riga. Come faccio ad essere sicuro anche per costruzione di mettere una regina per ogni colonna? Chi me lo dice? Allora, io ho visto che per costruzione metto una regina, sono sicuro di rispettare il primo vincolo, perché metto una regina ad ogni passo, metto una regina in ogni riga. Quindi non è possibile che metta due regine sulla stessa riga. Come faccio a rispettare anche il secondo vincolo, ossia di non avere due regine sulla stessa colonna? Esatto, perché siccome ogni intero che inserisco qui rappresenta la colonna, se non metto due volte lo stesso intero, vuol dire che non metto due regine sulla stessa colonna. Quindi quello che devo fare, è qui mettere un filtro
potrei metterlo addirittura prima dell'add, if scacchiera punto contains i, mettiamo diverso perché non deve contenerlo, se non lo contiene allora lo aggiungo, chiamo la funzione ricorsiva e poi lo rimuovo, ma solo se non lo contiene. Quindi devo creare il metodo contains qui. Scusate, c'è un po' di pasticcio in questa classe, cercherò poi di metterlo in ordine prima di fare il commit. Quindi public boolean contains int i return griglia punto contains i, cioè controlla se questo, se questa griglia, se controlla se la mia struttura dati contiene già questo intero. Se lo contiene, non devo, è inutile che ne inserisca un altro identico, perché vuol dire che duplicherei, metterei un'altra regina sulla stessa colonna. Quindi quale controllo manca? Il terzo. Cosa mi diceva il terzo controllo? Che non voglio due regine o più sulla stessa diagonale principale o secondaria. Bene, questo controllo è un pochino più complicato, quindi ve lo lascio da fare a casa, però semmai lo correggiamo la prossima volta velocemente. Dove lo inseriamo questo controllo? È un'altra condizione, un altro filtro. Abbiamo due possibilità, o lo inseriamo sul contains, o lo inseriamo, cioè, o lo mettiamo a livello del contains o lo mettiamo all'interno. È indifferente, no? Perché l'importante è che sia tutto simmetrico. Ossia, se mettiamo qua controlla diagonale a cui passiamo scacchiera e step, e voi poi implementate il metodo, implementerete a casa il metodo controlla diagonale, questa qui è una possibilità, posso metterlo qui in questo if. Vedete dove si trova l'if? Si trova dopo l'add ma prima del remove. In alternativa avrei potuto metterlo, questa condizione avrei potuto metterla a livello dell'if esterno, quindi se non lo contiene e in più controlla anche che la diagonale sia corretta, quindi questo if avrei potuto togliere, quello più interno. Sono due soluzioni alternative, non importa che siano allo stesso livello, che siano innestati uno dentro l'altro, l'importante è che li facciamo entrambi, l'importante è che rispettiamo sempre la simmetria sul metodo add e sul metodo remove, ossia o entrambi dentro o entrambi fuori l'if. Direi che abbiamo concluso la lezione, se non avete domande ci vediamo domani in laboratorio.